Eccoci, bentornati Beh, vai. alla sesta puntata di Alex 100, questo, questo nostro contributo all'anno Randolfiano. Il tuo contributo, contributo all'anno Randolfiano insieme a eh, Io Gioco, Studio Giochi, Olifante, Baggio e Cardellicchio, che sono eh, tra i maggiori studiosi di, di, di Alex. E poi, e poi ci siamo noi. E poi ci siamo noi. Ok. Per la sesta puntata, oggi è San Valentino, vi portiamo nella città che sicuramente Alex ha amato di più durante la sua uh, lunga e, e, e fruttuosa vita. È interessante, cioè ha fatto delle robe, raga, nella sua vita, cioè ha fatto tipo 12 vite tutte insieme. E parliamo <ride> di un gioco, tra l'altro, il cui titolo... Il cui titolo, al cui lui è, cioè, il cui titolo ha dato il titolo ad altre cose che ha fatto nella vita, quindi... Stiamo parlando di... Venice Connection una scatolina piccola piccola tra l'altro questa è l'edizione open and play eh, distribuita in Italia da Olifante esatto è, è. open and play editore coreano che ultimamente si è buttato insomma a capofitto nel mercato nel reskin e sta tirando fuori diversi reskin di titoli di Randolph anche il dilemma che abbiamo visto qualche puntata fa era l'edizione open and play sempre distribuita sì. a Olifante e, e, e tra l'altro li, li fa questi packaging molto minimal molto accattivanti anche con la grafica esatto grafica molto molto accattivante cioè quindi a, a, svecchia tut, tutto quello che è la grafica lasciando in purezza il gameplay di, di Alex. Ma parliamo di Venice Connection: appunto. Posso mettere la scatola qui da parte, perché tanto il gioco è talmente piccolo che c'entra. Eh, L'interno è scatola scala: Real mettiamo. Yugoslavia Domanda se ti sei sforzato per dire coreano con la C così dura. No, no, è che la C no. aspirata. Messa nei posti sbagliati è tipica di chi non è toscano per davvero, perché il difficile non è aspirare la no, C. È tipica sci. dei fiorentini, capisci? Perché che il difficile non è aspirare la C, è sapere dove non farlo. Eh? Non lo so, io sono cresciuto a casa dei toscani, eh. non capisco la differenza. Comunque, quelli che aspirano tutte le C sono, sono fiorentini. Oppure sono quelli che fanno finta, che, che ci provano che però non sono mai eh. peggio dei fiorentini. Vabbè. Che poi magari c'è un po' di campanilismo. Diamine. Sì. Siamo, cioè, il granducato di, di Toscana è famoso per essere la terra. Qui è Repubblica di Siena, e calla, lo sapevo io. <ride> Quindi, dicevamo Appunto. torniamo al gioco Venice Connection. Un gioco fatto da una manciata di tessere 16 in particolare rappresentanti ognuna un canale, un pezzetto di un canale di Venezia su un lato una curva a 90 gradi sull'altro con un rettilineo. Uh -huh. Un pezzetto dritto. Come funziona il gioco? Il gioco è di una semplicità estrema, tanto quanto di una profondità incredibile. Mm. E tanto quanto a Shelley non gli riesce. Ma io perché ho un problema con le linee rette. <ride> che succede? Succede che di turno in turno il giocatore apprezza. Però mi piace. Tutte volte mi dici giochiamo a Venice Connection, so che perderò male, male. mi farà un male il cane e poi mi prenderà in giro per la seguente mezz'ora, però gli dico sempre sì. Prendiamo da una a tre tessere in qualità di giocatore di turno, le eh, mettiamo come vogliamo. Quindi possiamo metterle esattamente come vogliamo, purché abbiano continuità. Quindi non posso mettere il canale che finisce sulle, su, sui tetti ovviamente, ma posso mettere, per esempio, così e le posiziono sul tavolo. Il giocatore successivo potrà prendere, cioè l'altro giocatore, perché si gioca in due, l'altro giocatore potrà prendere... Ma così gli faccio vedere come si perde? Da una, così meno, detta così, perderò io di sicuro prende da una a tre tessere di nuovo, le posiziona in linea retta prima tra loro Dove e poi le collega o le appoggia sulle altre già presenti. Ad esempio così. Il tutto va dando bene a mantenere il canale chiudibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che con le tessere che io ho in tavola, più le tessere che sono rimaste, io devo avere sempre la possibilità di trovare un modo di metterle e renderlo completamente un circuito chiuso. Che succede però se il giocatore eh, che ha appena giocato dice sì, per me è chiudibile, ma io dico no, non è chiudibile. Ad esempio, ipotizziamo che adesso siano rimaste solo quattro tessere. Io dico... No, con 5 tessere non è chiudibile, perché io avrei bisogno qui per chiuderlo di, fare, uh, di metterne almeno 3 qui e altre 1, 2, no, 3, 10. 4, 5, 6, 7 sì. almeno. Quindi in questo momento 3 lì più 3 e 4 sono esattamente 10 quelle rimaste, ancora è chiudibile. E quindi va bene. Adesso scelgo io di metterne altre tre e le posiziono in linea retta, quindi mettiamo ad esempio così, così e un altro dritto così. Tutte le tessere hanno un lato con l'angolo e un lato con, una, un lato con la, la, la parte dritta, ma tutte le tessere sono, hanno un'illustrazione diversa. Sono, bellissima, bellissima. Ne ho messe altre tre. A questo punto cosa succede? Che in questo caso il, il mm. canale non è, chiudibile. non è più chiudibile. Non per è più come, chiudibile per, per come, come è, è disposto. Fatta, per come è fatta la struttura. Perché del Perché adesso dovrei girare di sopra e poi di qua come minimo. E quindi essendo che ci sono solo sette tessere io dichiaro che per come le ho messe secondo me è chiudibile, Shelly dice no dubito, eh no non, non è chiudibile secondo me, dimostramelo mi porge mm -hmm. le tessere io se non riesco a trovare un modo di metterle per chiuderlo, ho perso altrimenti se effettivamente invece lei ha detto non è chiudibile ma io riesco a dimostrarle che invece secondo me lo era e lo faccio, ho vinto io questo è il gioco nella sua semplicità in questo caso ora facendo così perderei, quindi lo faccio per giocare bene, e metto queste due di qua, e lascio a scelli la parola, così almeno andiamo avanti e vediamo cosa ha intenzione di fare. Tanto, cioè, devo, devo perdere in mondo visione? Stai dicendo che devo perdere in mondo visione? Non sarebbe né la prima né l'ultima volta. Vi ricordate di quando nel vlog di... Potrebbe Luca... essere l'ultima volta perché io ho la macchina qua fuori e me ne vado. Ma i cuscini con la... I cuscini con la FR? Non vanno messe tre per... Non ho capito, Riz. E... Messe... No, vanno messe... Ah, no, 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 perché qua ne hai messe due. Allora, ah, ecco così. Da una a tre. Da una a tre da 1 a 3 sempre in linea. E se ne metti più di una, sempre in linea retta. Una non, una, non fa vabbè, male una è una, una. Sono molto carine anche le sfide single player incluse nel regolamento. Assolutamente sì. Adesso oh, ne rimangono Oh, ciao Lorenzo, era un po' che non ti leggevo. Ah, scusa, non avevo letto il nome. Ciao Lorenzo. Adesso ne rimangono 5. 1 2 3 4 5, quindi ancora è chiudibile. Ora che succede? Succede che ho vinto, forse. Perché se io faccio così e così, vediamo Shelly che fa. Non è detto che abbia vinto, potrei anche... Shelly potrebbe, potrebbe farmi vincere o potrebbe perdere. Ha deciso di farmi vincere. toglie mm -hmm. <ride> due. Ha deciso spartina. anche con questo agio. Esatto. Farmi... Non riesce no, a vedere faccio come faccio... può vincere. Questa, così. Così posso vincere oh. no. Siccome mancavano tre tessere Quindi ne mancavano due qui E una qui Giocando alternativamente Se io se lei avesse Grazie. messo solo questa Io avrei messo queste due Perché erano in linea retta Oppure se lei avesse messo queste due Io avrei messo questa Ma ovviamente Dato che lei Sul mio suggerimento molteplice Vabbè, ma, Ha deciso cioè, di ma allora un gioco con le linee che io non vedo mentre largo la chat mentre tu chiacchiere. Potremmo cioè, di metterne solo una però stasera io... a cena, lo sapete cosa mi ha fatto mangiare? La pastina in brodo. La pastina in brodo, la pastina in brodo. Quando io ho detto che ho fame e posso fare due fette di pane con la nutella, a un certo mm. punto Vado. mi ha tirato via il pane. Quindi, cioè... Ma torniamo al gioco. A sì. questo punto, io sono costretta a metterne. Una delle due la metterò qui e Shelly metterà l'ultima. E vincerà per la prima volta. Vincendo in autonomia, senza che nessuno le abbia suggerito niente, questa per la prima fantastica volta partita Connection. di Venice Connection. E questo è un piccolo grande gioiello di uh, Alex Randolph. A questo uh, l'anno scorso è stata aggiunta una piccola espansione che ne aumenta ulteriormente... La, la cattiveria perché l'espansione è eh, Mint Tide che è composta da semplicemente altre quattro tesserine che hanno una particolarità. Due hanno sì, chi chiude il canale vince. E se invece chi chiude il canale, vince a prescindere. Vince chi chiude il canale, perde chi lo rende non chiudibile con le tessere rimaste mm -hmm. oppure perde chi. Uh, accusa l'altro di non averlo reso chiudibile, ma l'altro gli dimostra invece che lo è, o viceversa. Anche se avanzassero tessere, sì esatto. Certo, non le devi usare tutte per forza. L'espansione, dicevo, sono queste quattro tessere, due hanno una curva, due hanno un rettilineo, e però la cosa interessante è che tutte hanno un incrocio a T sul retro. Quindi puoi creare delle biforcazioni sul canale, ma la chiusura dello stesso deve essere sempre completa, quindi senza lasciare nessuna strada. Quindi dove hai biforcato e se sono diventati da un canale sono diventati due, poi ci dovrà essere un'altra T che li ricongiunge insieme fondamentalmente. Quindi dove hai aperto strade devi poi prima o poi richiuderle per renderlo chiudibile. E questo ne aumenta ovviamente la, la cattiveria e anche... Soprattutto per chi come Shelly non ha tanta visione di giochi io come non, questi io, io non ho la percezione spaziale eh, dei giochi, lo rende ancora più cattivo perché nei suoi confronti avere più, più possibilità diventa più per, per, però ripeto: difficile. perdo sempre con disonore, ma sempre molto volentieri, è un, non lo so perché. E Mi questo piace. è Venice Connection che è un piccolo, grande gioiello, perché è veramente in una scatolina minuscola. Tra l'altro dentro ci sta un po' a forza, ma anche l'espansione. Eh, si hanno per due giocatori ore e ore di divertimento perché le partite sono sempre, sempre diverse e ogni volta ti studi eh, strategie nuove per fregare l'avversario. Perché sto fatto di mettere da una a tre tessere in fila. Però le puoi mettere, cioè non devi per forza collegarle alle altre, il canale, cioè le metti di fianco, le metti, vai a creare pezzetti che poi dovranno essere necessariamente utilizzati. È veramente, veramente molto sagace come strategia. Mm. Bello, bello, bello. Eh? Bello, sì. È, be è bello è... anche se perdo sempre. Cioè... Ma poi è meraviglioso anche a vedersi. Cioè, eh, eh, ho detto, tutte le tessere in realtà sono... Eh, sono, sono sostanzialmente uguali perché hanno tutte il canale dritto e il canale a, a 90 gradi, ma sono tutte completamente diverse. Tra l'altro, le tessere espansioni le riconoscerete anche quando saranno nella stessa scatola perché hanno l'acquetta la verde: verdi. non si vede moltissimo. Devo eh, dire, no, però in, in cam non si vede granché. Ma sono no, qua si vede. Eccolo qua: sono sostanzialmente sono un po' più verdine. La che cosa... è il colore che contraddistingue la, la copertina del esatto. che, che è mint, color minta. No, uh, non è color, yeah. color minta. Come no? Sì, è color sì. L'avevo detta giusta e poi mi sono smarmellato. Niente, questa cosa dei colori è no. terrificante, quindi. Voi non ci credete del fatto che lui ci lavora. Voi volete, no, vabbè. Allora, l'unica cosa che mi dà un po' fastidio sì. è che i collegamenti delle tessere di Venice Connection sono perfetti. Qualsiasi tessera voi mettiate adiacente ad un'altra tessera, ci sono dei piccoli scalini ma sono coerenti con il disegno. Sì, abbastanza. Diciamo, sono torno. abbastanza coerenti con il disegno. Eh, quelli di MinTide Min Min sono del tutto... Non sense. senso. Certo. Eh, sono un po' spostati, diciamo gli è venuto al coreano la stampa un po' tipo questa torna, vedi. Gli è venuta, gli è venuta, eh, questo io, così, andrebbe messa così, ma non si può fare. E questo mi, 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 infa, mi infastidisce. Il suo molto. DC è un po'... ne, ne risente. Sì, ne, ne risento parecchio. Però non ho mai dato a questo... cioè questa non è mai stata la scusa perché perdevo. No. Cioè. Ho sempre, ho, sempre, <ride> ho sempre perso perché sono una pippa. Questo Però... è Venice Connection, è un titolo veramente bellissimo. Ritz, se ti capita, uh, provalo. Perché, ma Tra vale anche per tutti quelli che non l'hanno provato. Perché è un titolo Tra l'altro, titolino... Olifante ne ha sempre moltissime copie. Quindi in, in fiera lo porta sempre proprio perché è, è piccolino. Di cartone estremamente leggero. Poi, questo lo infilate dentro un sacchettino di cotone, ve lo portate dappertutto. Tutto questo si mette così: ta-ta-ta-ta, scatolina oh, piccolina, compatta, 12x12. Ma sì. E ecco come dice Ria Jugoslave, questa edizione è eh, veramente meravigliosa. Anche quella di prima era molto bella, ma questa è. Cioè, per yeah. me le grafiche che fa Open and Play con i suoi. E ne vedremo altre perché abbiamo altri giochi in libreria che sono già in programma per Alex 100. Eh, sono molto belle le grafiche, secondo me. Anche perché riportano ai giorni nostri giochi che hanno 30 mm. anni. E ovviamente il gameplay non ne risente perché è di altissima qualità. Vestito così. Tanto poi c'è veramente sul retro, praticamente c'è in. In due righe il regolamento riassunto, cioè c'è il tutorial della partita. Esatto. Dice Ria se non ricordo male, ha vinto anche un premio per l'estetica. Non so, sinceramente, non può so. darsi. No, eh, io direi sigla. Però è un capolavoro. Sigla!